se voi infrangete le regole del mammifero marino, non so, un elefante. In realtà io ho avuto una grande fortuna, quella di vivere proprio gli albori della subacquea, cioè proprio l'inizio, che non è scientifica perché non c'è nessuno che l'ha studiata e l'ha riprodotta in laboratorio. Però l'ari che andavano regolarmente a pesca a 100 metri ad aria, che è la quota dei corallari, 90-100 metri. E qualcuno, e chiaramente il subacqueo indossava gli occhiali e un stringinaso di Torredo che serviva per la compensazione. Perché tutte queste conoscenze sono state ottenute grazie agli esperimenti dei pionieri. Si metteva si è visto anche nel filmato, una manichetta, a questo punto l'acqua entrava dentro la muta e c'era poi la possibilità di scaricarla attraverso questi becchi d'anatra. Un ferro di cavallo si indossava in questa maniera. Aqualung è un nome che si ripropone un po' nella storia dell'immersione, conta un po' la sua storia. È un narghilè, sì, gli arrivava a seconda poi. È un riepilogo velocissimo, l'autorespiratore Mistral, inventato da Cousteau e Cagnan. Lo posso fare, guarda, 5-6. Devo andare più. Yeah.